La rassegna si è aperta con la cerimonia del taglio del nastro tenuta al complesso monumentale San Pietro alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, e del sindaco Alberto Di Girolamo. Presenti anche il presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, e diversi assessori. A fare da contorno alla cerimonia le musiche e le danze del gruppo folcloristico I Picciotti di Matarò. All'interno dell'atrio del San Pietro è stato allestito il village di Siciliamo, con le degustazioni dei prodotti tipici esposte dalle aziende locali. E dopo il taglio del nastro, il presidente Pace e il sindaco Di Girolamo hanno fatto il tour tra gli stand per salutare tutti gli imprenditori presenti. Tornato a Siciliamo, un appuntamento come tutti sappiamo importante soprattutto per le nostre aziende che producono in questa bellissima provincia, ma soprattutto anche per altri operatori, perché noi quest'anno abbiamo come ogni anno dei buyers stranieri che verranno a visitare la nostra azienda e della provincia di Trapani. Noi dobbiamo offrire ai turisti quello che abbiamo, e allora cosa c'è di meglio del nostro ecogastronomia, i nostri cibi, la nostra alimentazione mediterranea? Io poi come cardiologo non posso fare altro che sposare a maggior ragione questo, perché l'alimentazione mediterranea è diventato bene dell'umanità. Allora se gli americani e gli altri hanno scoperto questo, noi l'abbiamo, ma abbiamo anche con i nostri sapori che sono diversi rispetto ad altri. Poi la maggior parte dei nostri prodotti sono biologici, e quindi coniugare i prodotti mediterranei con i prodotti biologici è credo la situazione eccezionale. Quindi l'invito che faccio a tutti i turisti di venire ancora, e ringrazio tutti i nostri produttori e ringrazio Pino Pace, presidente, che è marsalese oltretutto, e quindi per questa bellissima manifestazione, e speriamo di poterla continuare negli anni futuri allargando la stagione turistica, perché questo è quello che dobbiamo fare. A Marsala per l'inaugurazione della manifestazione anche l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi. Marsala è il palcoscenico più bello, migliore e più adeguato per ospitare manifestazioni di questo livello e di questa portata. I percorsi enogastronomici della provincia di Trapani sono ormai percorsi europei, vorrei dire internazionali, assolutamente internazionali, e quindi questa manifestazione enfatizza e sottolinea eccellenze di questa nostra terra, di questo nostro territorio che negli anni ha saputo costruire davvero una dimensione produttiva straordinaria. Quindi io non potevo che oggi rappresentare il governo regionale a Marsala per queste due importantissime manifestazioni, eventi Siciliamo e il premio Saturno che per fortuna ritorna con la sua tradizione per premiare le eccellenze di questa provincia.